L'ingresso di Barton ha dato la sensazione che ha cambiato, gli ha dato la possibilità di giocare con un ritmo un po' più sostenuto e soprattutto variare un po' il gioco nei confronti di una difesa francese che era abbastanza disordinata e che potevate prendere in castagno. No. Avete avuto questa sensazione? Avete avuto più palloni giocabili? No, penso che Lucio e Barton hanno fatto un buonissimo gioco, hanno saputo gestire oggi il gioco più che mai, parlando molto, comunicando molto, quindi ognuno sapeva cosa fare in campo. Sicuramente Barton era più fresco, dopo che giochi dopo 60 minuti sia di fronte che i tuoi compagni, te stesso, sei un po' stanco, quindi sicuramente quelli che entrano dopo è per dare un po' di ritmo. Sicuramente ha saputo darlo, Orchera fino a lì ha fatto una grandissima partita, ha saputo veramente dare il suo sostegno e Barton ha saputo coprirlo alla grande gli ultimi 20 minuti, quindi abbiamo oggi 2-10 che hanno fatto una grandissima partita e insomma, penso che questa vittoria dia fiducia in più a tutti e quindi la possibilità di andare in campo sabato con molta più convinzione e voglia di fare un risultato positivo. I francesi che ti hanno detto? Non ho ancora parlato con i francesi, quindi ho cambiato la maglia con Claire, ho parlato con l'allenatore della Francia, è venuto a darci la mano in spogliatoio, quindi ci hanno fatto le congratulazioni, penso che oggi non ci sia nulla da dire, è stata una partita alla pari, giocata per 80 minuti e oggi l'abbiamo spuntata noi. Prima si poteva parlare di un'ottima prestazione del Mirko Bergamasco in campo come giocatore e di una prestazione diversa del Mirko Bergamasco calciatore. Oggi invece sembra che tu sia riuscito a conciliare queste due figure. Sicuramente come gioco personale non sono contentissimo perché potevo fare molto di più, non sono andato a cercarmi troppi palloni, però dall'altro punto di vista sicuramente calciatore penso di trovato un po' di fiducia in più, so che devo continuare a lavorare, probabilmente la rincorsa che ho oggi ha qualcosa di positivo che mi rassicura un po' di più, quindi lavoreremo su questa. E c'è un'altra possibilità sabato prossimo, spero, e poi insomma vedremo. Il lavoro continua e la voglia di progredire anche, quindi speriamo che insomma, il lavoro paghi. Dobbiamo andare, ragazzi. Okay. Grazie mille. Grazie.